I ragazzi e le ragazze della classe quinta S del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno propongono un radiodramma con l'intento di recuperare l'abitudine all'ascolto e stimolare l'immaginazione. L'opera si intitola Un piano perfetto ed è tratta dal romanzo di Luciano Ligabue La neve se ne frega. È il risultato di un progetto di scrittura creativa sviluppata dagli alunni che sono stati protagonisti nella produzione di copioni, musiche e hanno contribuito al montaggio realizzato in collaborazione con il centro giovanile Il Blogos. Il radiodramma si inserisce nel contesto di un futuro dai toni orwelliani, in cui gli uomini, costretti in un sistema di ipercontrollo, hanno perso capacità critico-riflessive e dove il corso naturale degli eventi è capovolto, si nasce vecchi e si muore a 0 anni. I nostri protagonisti si sottraggono a questo fato per ritrovare insieme una dimensione umana. Nella seconda puntata, mentre Diffo e Natura discutono su che cosa sia la strana malattia diagnosticata a Natura, sono interrotti dall'arrivo di un esperto mandato dal piano Vidor e di un altro uomo, un detenuto. All'oscuro dallo sguardo di Diffo operano Natura e risolvono questa misteriosa disfunzione ormonale. Salve, sono la tua radiosveglia. Sono le 8. Oggi è sabato 10 gennaio 2186. Sta nevicando e nevicherà tutto il giorno. È l'occasione ideale per godersi un po' di riposo in casa, davanti al camino, in compagnia degli amici. Ricorda il piano Vidor. Hai diritto al tempo libero. Sono liberi dal lavoro il sabato, la domenica e il lunedì. Ti è vietato organizzare gruppi di contestazione del piano di qualsiasi tipo, ti è vietato farne parte, hai diritto ai diritti. Grazie a questo diritto non potrai mai, sotto il piano Vidor, venire privato di alcuno dei tuoi diritti per alcun motivo, in alcun modo, tranne in caso di detenzione. È tuo dovere conoscere perfettamente i tuoi diritti e i tuoi doveri. L'ignoranza è punita. La tua radiosveglia ti augura una giornata soddisfacente e produttiva. Ricorda, non sei una macchina né lo sei mai stato, sei il risultato del progetto evolutivo finale. Brrr, che freddo spaventoso. Certo che la radiosveglia è sempre infallibile. Sono le 6 del pomeriggio e la nevicata non accenna a diminuire. Non vedo l'ora di essere di nuovo al caldo, a casa. Dovrebbe essere rientrata anche Natura. Speriamo che sia meglio di questa mattina. Speriamo che non siano ancora quei malesseri, quella misteriosa disfunzione di tanti anni fa. Non riconosco il numero. Sì, chi parla? Stai sotto la neve, non rientrare in casa, ti devo parlare. Ma chi sei? Non ti conosco, non riconosco la tua voce. Stai calmo, non riconosci la mia voce perché non l'hai mai sentita. Metti la funzione video nel palmare. Mi riconosci ora, anche se sono passati 20 anni? Che cosa? Come potrei dimenticare la tua faccia? Sei il detenuto che ha aiutato il medico quando il piano Vidor ha deciso di operare Natura. Avevamo 40 anni. Che cosa vuoi da me? Come fai ad avere il mio numero di cellulare? Come fai a chiamarmi senza che il piano Vidor se ne accorga? Stai calmo, una domanda per volta. Intanto devo sapere se ti fidi di me. Fidarmi di te è una domanda strana. Perché dovrei? So che da giorni sei assillato dal malessere di Natura e sei ossessionato dal timore che debba essere di nuovo operata. Avete impiegato anni a superare lo shock, a zittire dentro di voi le continue domande. Ce ne avete messo di tempo per avere di nuovo fiducia nel piano Vidor. Io 20 anni fa ero là. Sono io che ho fatto l'operazione, lo so. Allora, ti fidi di me? Non so come fai a sapere. Sai anche quello che non ho confessato neanche a me stesso. Va bene, mi fido. Ma ora parla, non farmi stare sulle spine. Bene, e allora ti dico che ti posso chiamare perché il tuo telefono non è sotto controllo. E tu come lo sai? Lo so, e conosco il tuo numero. È uno dei motivi per cui mi hanno imprigionato molti anni fa. E so anche un'altra cosa. Puoi smetterla di parlare sottovoce, non ti possono sentire né vedere. E come hai fatto? Io non c'entro in questo caso, è la neve. Quando fuori nevica, i controlli satellitari non riescono a ricevere il segnale. Ma è incredibile.
Siamo così abituati al controllo che... Scusami, ho poco tempo e devo dire tante cose, ma prima di cominciare devo essere sicuro che tu abbia capito bene che io non sono d'accordo con loro. Loro chi? Quelli del piano Vidor? Sì, esatto. Sì, ho capito bene. Non sei d'accordo con loro. Questo ora mi è chiaro. Parla pure. Fino a 150 anni fa la vita era al contrario. Si nasceva a 0 anni e col passare del tempo si invecchiava, senza sapere a che età si sarebbe morti. Stai scherzando? Vuoi dire che... Ti prego, non interrompermi, ti ripeto che ho poco tempo. Fino a 150 anni fa l'unione sessuale non serviva soltanto per il piacere o per cementare i rapporti di coppia. Gli uomini e le donne con il sesso procreavano altri individui, i figli, procedendo così alla prosecuzione della specie. Mi stai seguendo? Ma è assurdo! Gli uomini facevano come gli animali. Prima hai detto che ti saresti fidato di me. So che è difficile, ti sto chiedendo di credere possibile quello che ti hanno insegnato a considerare impossibile, ma è proprio così. E allora la disfunzione di natura? Quella che hanno definito una disfunzione era vostro figlio. Ecco perché sono stati così riservati e misteriosi, senza entrare mai nel dettaglio del vostro problema. Non capiscono come ciò possa essersi verificato e hanno paura che qualcuno venga a sapere di che cosa si tratti. Nostro figlio, è pazzesco. Ma tu come fai a sapere tutto questo? Il piano Vidor è stato efficientissimo nel far sparire qualsiasi reperto storico, artistico, letterario che facesse riferimento alla vita di prima e soprattutto ai padri, alle madri, ai figli. Ma non hanno potuto controllare le informazioni tramandate oralmente che sono giunte anche a me e che ora sto fornendo a te. Ma perché lo stai facendo? Intendo dire, cosa ti spinge a rivelarmi tutto ciò? Credo che tu e natura dobbiate sapere ciò che vi è accaduto e rendervi conto che siete qualcosa di speciale. Solo ora che sapete potete scegliere. È tutto. Buona fortuna. Ehi, non te ne andare. E ora che faccio? Cosa dico, Natura? Eccola alla finestra, ha visto che sto arrivando. Le devo parlare della telefonata o è meglio di no? Ciao amore, bentornato. Com'è andata la tua giornata? Hai sentito che freddo? Hai un'espressione strana. Qualcosa non va? Possiamo uscire a fare quattro passi. Con questo freddo? Ma sta nevicando fortissimo! Appunto, ora nevica, fra poco non so, ti prego, è importante, ho bisogno di respirare. Fai dei discorsi strani. Ma va bene, tesoro, calmati. Mi metto qualcosa addosso e usciamo. Ascoltami, amore mio, e fino alla fine non interrompermi. Ti ho chiesto di uscire perché devo dirti alcune cose molto importanti. E sotto la neve i satelliti non possono controllarci. Ma come fai a saperlo? Per favore, non interrompermi, altrimenti non so se ce la faccio ad andare avanti. Comunque me l'ha detto il detenuto che ti ha operata 20 anni fa, ti ricordi? Sempre lui mi ha spiegato la ragione per la quale in questi giorni hai di nuovo la nausea. Sei incinta. Ma sei impazzito? Non sono mica una gatta. Capisco che ti possa sembrare insensato, ma fino a 150 anni fa gli uomini, come gli animali, si accoppiavano e procreavano una nuova generazione. La tua disfunzione, quella che hanno definito una disfunzione, era in realtà il prodotto del nostro amore. Stai scherzando? No. Ma allora vuol dire che abbiamo lasciato che uccidessero nostro figlio? Sì, ma non lo potevamo sapere, poi... Quindi significa che adesso io sono di nuovo, aspetto di nuovo Un figlio, sì. Nostro figlio. un figlio, nostro figlio. Amore! Nella prossima puntata. Ho bisogno di farti una domanda davvero importante. Oh, amore mio! E voi due che fate lì soli? Dovrò stare 2 anni senza di te. Un piano perfetto è stato realizzato dagli alunni della classe quinta S del liceo scientifico Leonardo da Vinci dell'anno scolastico 2009-2010, seguiti dagli insegnanti Irene Scaravelli e Michele Collina. Il progetto è stato ideato in collaborazione con l'Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di Casalecchio di Reno, Casalecchio delle Culture. La registrazione e il montaggio sono a cura della redazione del Centro Giovanile Blogos.
www.blogos.it.